e Sorrento Calcio, liguri che dopo una lunga attesa di 74 anni torneranno nel prossimo campionato tra i professionisti al termine di un girone da record con 94 punti conquistati più 20 rispetto alla Sanremese seconda. Sorrento che invece ha vinto il girone B all'ultimo respiro grazie alla sconfitta della Paganese rimediata all'Olindo Galli di Tivoli, vincendo per 3-0 in trasferta sul campo dell'Angria. Andiamo a vedere le scelte dei due allenatori, partendo da quelle di Enrico Barilari per il Sestri Levante, che si schiera con un 3-5-2 con Anacura tra i pali, difesa 3 da destra a sinistra con Pane, Oliana e Casagrande, centrocampo con Podda, Parlanti, Raggio Garibaldi, Troiano e Furri. Spiove al limite dell'area del Sorrento, prova a controllarlo, parte Furno, il suo è un cross in mezzo sul secondo palo, pallone che spiove in area di rigore, lo sputa fuori la difesa e poi la conclusione, va subito avanti il Sestri Levante con il gol del numero 4, Massimiliano Pane, il capitano dei liguri, sblocca la finale. Surplus del numero 9 che chiede ed ottiene l'1-2, Marquez va in porta del Sorbo, blocca la conclusione della... Il lancio lungo per Baggie che attacca al lato corto dell'area di rigore e alla fine lascia il pallone nella disponibilità di Casagrande che fa break e prova a concludere. Punizione per il Sestri, Furno mette il cross sul secondo palo, pulisce del Sorrento, pallone che spiove in area, lo colpisce di testa ancora Fusco, poi cerca l'acrobazia, tentativo di allargare per Gaetani, al limite qui Conti dentro, Facundo Marquez apre il destro, prende male la mira però l'argentino, nel gol di Massimiliano Pane in apertura, qui attenzione a Troiano, misunderstanding con Facundo Marquez, i centrali di Barilari, pallone che spiove nell'area piccola, il colpo di... Arriva il cross di Herrera che va sul secondo palo, Anacura, sovrapposizione ancora di Furno, Troiano accelera e penetra in area di rigore, chiede pallone a memoria per Petito che parte bene con la linea, Petito il pallone in orizzontale, la chiusura però a Raggio Garibaldi che controlla quindi il tiro di Conti, poi Podda e Del Sorbo sta per segnalare l'extra time, l'assistente qui, attenzione a Gaetani, pareggia il Sorrento, l'assist di Petito, il gol di Gaetani, si distrae la difesa del Sestri Levante, inserimento sul centro sinistra di Francesco Pio Petito che poi mette un Barilari che ha scelto di togliere il giocatore, un po' di spazio sulla tre quarti, scansiona il limite dell'area di rigore del Sorrento, poi forte al limite del Sorbo e Marquez riporta avanti il Sestri Levante come nel primo tempo, colpiscono in apertura i rossoblù con il tapin dell'argentino Facundo Marquez, è 2-1 per il Sestri Levante, lo scatto di Erradi che va via, Erradi area di rigore, Erradi pallone a rimorchio per Petito, leggermente lungo il suggerimento di Erradi da Gianmarco Todisco, pressato da Conti, regolare qui recupero palla di Conti, attenzione al break dell'11, Conti in area di rigore, Conti va sul mancino, Conti sul secondo palo per Facundo Marquez, doppietta dell'argentino, allunga sul più 2 il Sestri Levante, giocata importantissima da parte di Conti che recupera il possesso su Todisco, sfonda sul lato mancino, neo entrato Simonetti, ancora Petito ad imbucare per Todisco che non riesce a mettere il cross prima che Todisco penetra in aria, si allunga la sfera, Anacura, Petito che prova a calciare, ancora Petito, Sestri Levante con il tiro cross di Forte che per poco non sorprendeva del Sorbo, Parlanti rimette il pallone in mezzo, un po' Bagé al limite, Petito prova a girarsi, la sposta sul destro, mette il cross sul secondo palo, irraggiungibile per Capitan, ancora Conti in mezzo, si propone Daniello, arriva Forte, gira col mancino, calcio d'angolo, pallone al limite respinto, Petito, Petito cerca il destro, deviazione di Raggio Garibaldi, ricevuto da Del Sorbo, alza il pallone in profondità con Cacace che ormai è rimasto a fare la punta, quindi Forte, ma arriva il triplice fischio di Marco Di Loreto, vince il Sestri Levante che si cuce sulla maglia il titolo di campioni nazionali dei dilettanti, torna
da campione dopo 74 anni tra i professionisti. La forma